Milano è la prima città metropolitana italiana per numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Ogni 100 persone che vi risiedono, infatti, circa 17 sono privi di un passaporto riconducibile a uno dei paesi dell'Unione Europea. Allargando lo sguardo agli altri 133 comuni dell'area metropolitana, la percentuale si attesta all'11,7%. È quanto emerge dal rapporto annuale sulla presenza di migranti realizzato da ANPAL Servizi e presentato lo scorso 13 giugno a Palazzo Simbardi. Il tema della presenza dei migranti a partire da una valutazione riguardante i dati di fatto, la realtà, la verità e dunque la consistenza dei numeri con tutte le problematiche connesse a una vicenda che, lo abbiamo detto in maniera ripetuta, continuativa e anche credo piuttosto chiara, in questa città deve vedere da una parte la responsabilizzazione di tutti i soggetti e non la rincorsa alla deresponsabilizzazione. Le comunità più numerose a livello locale sono l'egiziana, la filippina e la cinese. Molto presenti però anche i peruviani, i marocchini, gli albanesi e gli ecuadoriani. Un dato curioso è che circa un quarto dei quasi 500.000 extracomunitari sono minorenni, quando la percentuale di under 18 italiani sul totale della popolazione non supera il 16%. Tra costoro molti ragazzi e le ragazze privi della cittadinanza, ma nati in Italia. Milano, dei dati, più della metà, il 55%, hanno dei permessi di lungo soggiorno UE. Ciò significa che sono permessi senza scadenza, che sono regolarmente residenti da più di 5, direi di più, barra 6 anni, perché il permesso per lungo soggiornanza si può chiedere dopo 6 anni. Questo vuol dire che sono persone che parlano italiano, i cui figli vanno nelle nostre scuole, che sono radicati nel nostro territorio. Percentuali ancora più consistenti nell'ambito della forza lavoro. Quasi un occupato su sei nell'area metropolitana meneghina, infatti, è di origine extracomunitaria. Il tasso di occupazione della popolazione straniera, complessivamente considerata, risulta sensibilmente superiore a quello degli italiani, 68,1% contro il 55,9%, così come il tasso di disoccupazione. Il tasso di inattività è sensibilmente inferiore, 23% a fronte del 39%. Tutti i principali indicatori rimandano l'immagine di un'integrazione riuscita, merito di una città economicamente dinamica come Milano che offre maggiori opportunità professionali. Quasi il 90% degli occupati extracomunitari è impiegato nel settore terziario ed esercita un mestiere manuale non qualificato, con concentrazione nella fascia salariale più bassa. Appena il 12,4% ne svolge uno qualificato. In compenso, la quota di dirigenti e di professionisti tecnici e intellettuali è superiore a quella italiana, 9,2% contro il 5,1%.